Ma anche voi fate dei ganci parabolici come ha fatto il nostro amico Paolo Battistini? Guardate il video! C'è anche il gancio, ragazzi. Sì, ragazzi, cioè non è che c'è solo l'offside, c'è anche chi la palla la manda troppo a sinistra. Sì, di solito una categoria di giocatori quasi migliore, direi. Sì, 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 diciamo che... Oppure è proprio l'errore che affligge il buon giocatore. È l'errore che affligge il buon giocatore, perché il gancio, uno quando va sul tee e ha paura di andare a sinistra, già si instaura ancora di più. Ma ci sono tre tipi di gancio, signori. Anche qui. Quindi... Gancio classico con la faccia del bastone che arriva chiusa all'impatto, quindi la palla va a sinistra, ma è solo una questione di faccia del bastone all'impatto. Faccia del bastone. L'altro è il, proprio un altro da buon giocatore, proprio il push gancio, cioè la palla che parte a destra e gira a sinistra, sì, sì. Che nei casi quelli peggiori viene anche chiamato quick hook, esatto. Cioè la palla parte e gira subito a sinistra, quindi poi, il bastone è troppo dall'interno e la faccia è chiusa. E poi... Quello proprio da morte dello swing del giocatore che prendi la sacca e te ne vai a casa, non finisci neanche la gara. Il pull gancio, cioè ragazzi, il pull gancio, la palla parte a sinistra impazzita e finisce 100 metri a sinistra delle piante. Quindi traiettoria dall'esterno, faccia chiusa, morte certa. Quindi che dobbiamo fare? I drill per migliorare il gancio e tirare la palla dritta. Eccoli qua. Ragazzi, il drill sulla faccia, perché? Perché l'abbiamo detto che la faccia nel gancio arriva chiusa, quindi noi non vogliamo farla arrivare chiusa, quindi quali drill possiamo usare? Molto probabilmente avrete già usato l'impact bag, quel sacco che si colpisce, è un buon esercizio, io ve ne do un altro. Allora, visto che avete comprato i pull boy, che sono ovviamente, non ce ne sono più perché li avete venduti tutti, cosa fate? Lo mettete in terra, sulla vostra direzione, come se fosse la palla, cercate di fare, ovviamente piano, la prova, arrivare sulla pull boy e vedere che la faccia del bastone è perfettamente parallela al pull boy. Una volta arrivato in questa posizione, cerco di spingere il pull boy dritto e fare il finish. Cosa mi serve? Allora, mi serve innanzitutto fare il check che la faccia del bastone sia tornata dritta e non chiusa. Poi faccio fare un check anche che sono arrivato perfettamente con le mani avanti. E l'altro check è spingere, quindi mantenere la faccia del bastone dritta a lungo, poi per evitare il flipping, cioè quell'azione, esatto, troppo veloce delle mani, che di solito nei buoni giocatori, che hanno una bella velocità di swing, sì, però le mani sono un po' ogni tanto pazze. E poi? Allora, parlando anche dei buoni giocatori, che il buono giocatore cosa fa? Il buon giocatore arriva troppo col bastone dall'interno, ok? Quindi il gomito destro è troppo dietro al fianco destro, quindi bastone che si dice incastrato dietro al corpo. Cosa succede? Che se il bastone è troppo dall'interno, appena richiudo un pochino la faccia del bastone, partono dei ganci parabolici. Quindi, tieni un attimo qua, cosa posso fare? Posso mettere sulla mia linea di tiro un bel pull boy inclinato come il mio shaft. E cosa devo fare? Se mi metto in posizione con la mia bella palla sulla linea, quando faccio il mio downswing, cosa succede? Nel buon giocatore che sbaglia, il bastone è sotto al pull boy e quindi non va bene. Quindi nella discesa devo sentire che il mio bastone è sopra la linea ideale, in questo modo. Quindi così avrò il bastone più di fronte al corpo, non così tanto dall'interno, e quindi avrò sicuramente maggior controllo anche della faccia del bastone all'impatto. La palla parte dritta e non a destra con dei ganci pazzeschi. Sì, perché come abbiamo detto, il giocatore forte tendenzialmente ha un'ottima rotazione dei fianchi, molto veloce, quindi è un attimo che il bastone è troppo indietro. Esatto, esatto. Quindi questo è un altro esercizio utile. Quindi ragazzi, cosa dovete fare? Ma stanno praticando. Sì, guarda quello lì che arriva a fare dei ganci incredibili. No, basta sto gancio. Devi fare i nostri drill. Devi guardare il nostro canale, esatto. Devi iscriverti, devi mettere mi piace. Poi che altri canali abbiamo noi? Beh, noi abbiamo YouTube, Facebook, Instagram e poi basta, cioè, e poi basta. Quindi potete poi venirci a trovare, io sono a Lainate, lui è a Monza, esatto. Quindi basta che ci chiamate, noi arriviamo, sì, subito. Ma la cosa importante è fare uno swing per un golf perfetto.